Patricia Dal Paraguay, mi Palmero de la Fontana de Trevi, una fabulosa ópera proyectada al arquitecto escritor Gian Lorenzo Bernini, que transforma la piazza y da origen a la Fontana. La idea del artista era representar el mare, que lo fa utilizando un estilo barroco, que es un arte bizarro opulento teatral. Per mancanza di soldi, i lunghi lavori non sono stati completati. Nel Settecento, il Papa Clemente XII riprende l'opera interrotta e affida l'incarico all'architetto Nicolas Salvin, che modifica la fontana nei disegni delle statue e nei dettagli della decorazione. E lo fa utilizzando uno stile neoclassico, che è un arte dove tutti gli elementi e tutte le forme sono in armonia. Dopo la sua morte, l'opera è rimasta incompiuta. Nel 1762, finalmente, l'architetto, scenografo e archeologo Giuseppe Panini completa la fontana e insieme a tutti gli altri artisti che lo hanno preceduto hanno dato vita alla fontana più bella e magica di Roma. Guardate la fontana, sorge dalla facciata del Palazzo Poli ed è alimentata delle acque dell'acquedotto che si chiama Acque Vergine. È composta di 4 colonne e 3 nicchie. A sinistra possiamo vedere la statua dell'abbondanza e sopra di essa Viziano Agrippa che promuove la costruzione dell'acquedotto. A destra possiamo osservare la statua della salubrità e sopra di essa la Vergine che mostra ai soldati il punto esatto dove si trova l'acquedotto. Al centro Erge imponente el dios del océano, que monta su carro a forma de conchilla, trainado da due cavalli, a sinistra uno agitado, a destra uno placido, rappresentano gli stadi del mare. Questi posano su una scogliera rocciosa, dove le acque sgorgano e riposano su una vasca rettangolare.